Ciao a tutti, è l'ora della pausa e sto valutando se andare al ristorante oppure no. Oggi ho una pausa abbastanza lunga, però allo stesso tempo finisco tardi, quindi ho pensato di puntare tutto sul pranzo e di stare un po' più leggera durante la cena. E il ristorante dove andrei è esattamente qui vicino a casa mia. Ed è un ristorante che mi piace molto molto, un ristorante di tapas, però devo ammettere che la qualità delle tapas è davvero ottima, almeno per quanto mi riguarda, mi piacciono davvero tanto. E ho pensato che potesse essere una buona distrazione durante questa pausa, anche perché normalmente andrei un po' in spiaggia o andrei a fare un bagno. Ma oggi il tempo non è granché, è parzialmente nuvoloso, però non fa così caldo da andare in spiaggia o da nuotare, quindi piuttosto che rimanere a casa ho pensato di approfittare di questa pausa lunga finalmente per godermi un po' di tempo libero. Quindi adesso andiamo a mangiare qualcosa lì e poi dopo si riprende a lavorare. Dopo che sono andata al ristorante l'altra volta, sono andata al supermercato per cercare la salsa yakitori. Adesso è la mia nuova ossessione di questo momento. Purtroppo il Carrefour non ce l'aveva e adesso pensavo di andare a questo grosso centro commerciale che si chiama El Corte Inglés, dove c'è un grande supermercato super fornito con prodotti di altri paesi e ho visto che sul sito web hanno questa salsa yakitori, quindi voglio andare a vedere se anche nel negozio c'è. Mi fa ridere come le persone normalmente vanno al Corte Inglese per fare shopping, per comprare vestiti e io invece vado solo per comprare cibo e prodotti non spagnoli, tra l'altro. Quindi andiamo un po' a vedere se riesco a trovare questa salsa, così riesco a farmi il pollo yakitori anche a casa. Ok, sono emozionatissima perché è appena arrivato un pacchetto che aspettavo da tantissimo tempo. Ho comprato su Marketplace Italia, la macchina fotografica, la Sony ZV-1. In realtà io sono una grandissima fan di Canon, però sento sempre parlare di questa Sony e ho trovato questo ottimo affare su subito.it, che è un sito di marketplace in Italia. La stavo aspettando da più o meno 10 giorni, quindi non vedevo l'ora che arrivasse. Adesso l'apriamo insieme e vediamo un po' com'è e come funziona. Eccoci. Ho
uso le chiavi di casa per aprirla perché non ho delle forbici decenti. Ogni volta cerco di ricordarmi di comprarle, ma non me lo ricordo. Il ragazzo che mi ha venduto la fotocamera è stato gentilissimo. Ha avuto una pazienza con me perché in realtà aveva ricevuto tante richieste per l'acquisto di questa fotocamera, però io ero stata una delle prime, quindi ha voluto comunque venderla a me nonostante io fossi in Spagna, quindi non super comodo. Lui sa molto bene quant'era la mia impazienza di ricevere questa fotocamera. Allora, c'è un sacco di scotch. Sono troppo emozionata. Il motivo principale per cui desideravo questa fotocamera è perché ho sentito talmente tanto parlare bene dell'autofocus della Sony che ho detto no, voglio provarlo. Perché Canon ha dei colori bellissimi, secondo me, a livello di color grading o di colore è meravigliosa. Però con l'autofocus purtroppo ogni tanto ha un po' di problemi. Quindi vediamo un po' come funziona poi questo Sony. Vi farò sapere come mi trovo. A parte che lo vedrete nei video, vedrete ogni tanto delle clip girate con Canon e altre clip girate con Sony. Ogni volta che compro qualcosa che desidero tanto, è sempre un'emozione aprire la scatola, aprire la confezione. Giustamente ha riempito di carta da giornale, di modo tale che non si rovinasse o danneggiasse nel viaggio. Ok, questa è la scatola. Apriamo. Non so fare gli unboxing, come vedete. Questa è la fotocamera. Ci sono tutte le istruzioni, i vari fogli. Ta-da! Tra l'altro, insieme alla fotocamera, il ragazzo mi ha inviato due memory card, una da 68 giga e una da 128 gigabyte. Qui abbiamo il cavo USB, questo è il gattino che a quanto pare sarà da posizionare qua in alto per cancellare un po' i rumori esterni, staremo a vedere. Non trovavo la batteria, ma l'ho trovata. Così. Mettiamo la memory card. Ora metto quello da 64 giga. Eccoci! Oddio, è stranissimo. Vediamo. Sì, io tra l'altro sto dimenticando che in realtà sto registrando un video. Voglio provare l'autofocus. No. Quindi vediamo come si attiva. Che la Canon è touchscreen, mentre invece questa non è touchscreen. Sto continuando a schiacciare lo schermo, ma non si muove. Guardiamo su YouTube perché non sto capendo. Button 1, this is defaulted as background defocus. Turn this on and off even when you're recording. Number 3, custom button 2. This is the product showcase button. If you do any sort of show and tell on video, this turns off face detection autofocus so the camera can focus on any objects that's closest to Ah, it. ecco, Now, this is mi sa che l'ho trovato, vediamo. off if you do decide to show some products, you will have to stop the recording, enable product showcase, and then resume recording. Just remember. Niente, devo guardarmi un po' di video perché può essere un po' lunga qui la cosa. Devo un attimo concentrarmi. Comunque stavo notando come sia differente, in questo caso io sto parlando di fronte alla Canon che ha lo schermo sopra, mentre invece questa ha lo schermo laterale quando si gira. E non sono abituata perché mi viene in automatico da guardare in questa direzione, quando in realtà io devo guardare davanti. Non vedo l'ora di provarla, di farvi vedere un po' di clips, vedere, mi direte anche voi quale delle due preferite, se vedete qualche differenza. Adesso provo un attimo a capire come attivare questo autofocus. E niente, adesso tra un quarto d'ora riprendo a lavorare e poi questa sera ho una seduta di agopuntura.
e poi andrò al ristorante coreano. Sto facendo acupuntura per il problema alle caviglie che ho avuto. Devo dire che ha aiutato molto, quindi sono felice di andare a fare questa sessione di acupuntura. Farò vedere me stessa ricoperta di aghi, perché praticamente mi mettono circa 20 aghi addosso e devo rimanere in quella posizione per circa mezz'ora. Comunque non è per niente doloroso, tante persone dicono che può essere doloroso, ma non è minimamente doloroso. A certi punti magari un po' fastidioso, ma totalmente sopportabile. Comunque ci vediamo dopo. Thank you.